Siamo agli ultimi particolari prima dell'apertura del nuovo Fedice. Da martedì la rassegna cinematografica renderà San Giovanni capitale d'Italia per i 3 concorsi di giovani registi. Un'edizione che, nonostante problemi contingenti a livello economico, mantiene lo standard ormai affermato da molti anni. Il Fedice conferma il suo impianto dei 3 concorsi, quindi lungometraggi, cortometraggi e documentari. C'è spazio per i premi, il premio alla carriera che verrà attribuito a Giuliano Montaldo, il premio Fedice che è un premio che viene attribuito ogni anno a Venezia tra i film italiani presenti nelle varie sezioni. Quest'anno abbiamo L'amore buio di Antonio Capuano e la menzione Hai paura del buio di Massimo Coppola. Spazio anche alla storia della rassegna con la ricerca di pellicole che hanno compiuto il mezzo secolo di vita. Esploreremo i film del cinquantenario, quindi quest'anno faremo il 61 e così via e così via, e ci sono in programma delle pellicole di grande valore storico. E poi diciamo la linea, l'argomento su cui poniamo l'attenzione quest'anno, dopo aver l'anno scorso era visione di futuro, 2 anni fa si è parlato delle docufiction nell'ambito della scuola, quest'anno parliamo dei problemi del lavoro. Gli amici del festival crescono poi di anno in anno e mostrano altri lati del loro modo di fare arte, così ecco Karin Proia in veste di pittrice. Tante cose, soprattutto tanti bei film, tanti ospiti, chi verrà al festival, proiezioni dalla mattina fino alla notte, tutte gratuite, sicuramente non avrà pentimenti. Quest'anno, nonostante anche le difficoltà economico-finanziarie, abbiamo messo in piedi una bella edizione, un'edizione di valore che forse proprio in quell'ultima iniziativa che diceva trova, diciamo, la sua pregnanza fondamentale. Parlo appunto della striscia quotidiana che sarà dedicata al mondo del lavoro e al rapporto tra i giovani e il lavoro. Una striscia che vedrà davvero film di autori importanti come Ascanio Celestini e che quindi speriamo possa riscuotere il successo del pubblico.